un anno fa la pizza è stata dichiarata patrimonio dell'UNESCO. Oggi invece è successo questo episodio. Qual è il bilancio di un anno? Beh, devo dire, innanzitutto noi abbiamo avuto il più grande risultato al mondo come sostegno alla candidatura UNESCO, e dopo questa vittoria dall'anno scorso è stata restituita e reintrodotta anche la festa del pizzaiolo napoletano il 17 gennaio, quindi credo che questa intimidazione non farà altro che rafforzare la voglia di tutti coloro che lavorano su una rinascita di Napoli, sia turistica, sia artigianale, sia nelle varie attività della società civile, perché certo uno non si arrende di fronte a una criminalità che a Napoli esiste, ma esiste per essere sconfitta. Dobbiamo essere molto determinati. Io ho sentito Gino, mi sembra assolutamente determinato ad andare avanti con ancora più forza e caparbietà, e quindi chiaramente ci si attende che le istituzioni siano ancora più decise. Io ho sentito ieri il prefetto di Napoli, che è una persona di grande qualità. Oggi c'è stata riunione del comitato con la sicurezza, dell'ordine della sicurezza in prefettura. Sono convinto che ci sarà una risposta forte.